C'è tanta polvere sul Foscolo, bisogna cercare di tirarne via un po'. Foscolo è un personaggio in realtà che ha tratti molto, molto moderni. Porta, diciamo così, alle estreme conseguenze questo contrasto, questa antinomia che già era presente in Alfieri. È un personaggio fondamentale perché è un personaggio di transizione tra l'età illuministica e quella appunto romantica. Queste antinomie, queste contraddizioni del Foscolo sono molto evidenti. Il Foscolo, ad esempio, è materialista, nello stesso tempo, quindi ha una concezione del tempo come il tempo distruttore, il tempo che porta all'annullamento, alla cancellazione. Di tutto quello che è mondano. Nello stesso tempo, però, è anche un fervente sostenitore della eternità della poesia attraverso la memoria. Quindi, questo è un primo aspetto. Anche gli eroi del Foscolo sono eroi estremamente contraddittori. Pensiamo da un lato a Jacopo Ortis, all'idealista appassionato Jacopo Ortis e al distaccato e diciamo così, intellettuale Didimo Chierico. Quindi, è un personaggio, diciamo, che compone delle spinte molto violente, contraddittorie. Un altro motivo per cui il Foscolo è davvero importante nella storia letteraria e non solo, è che con lui si consuma, diciamo così, potremmo dire, la fine della narrabilità del mito. Perché? Perché il Foscolo, pur essendo greco, pur cimentandosi moltissimo nelle grazie, appunto in una opera che è tutta incentrata sul mito, però diciamo così, segna un po' la rinuncia sostanzialmente al mito. E che cosa si pone in alternativa? Si pone in alternativa il sentire, tutto ciò che sono le passioni dell'animo, che poi saranno così importanti per un poeta cardine, insomma un po' della modernità, come Leopardi. Il Foscolo naturalmente ha dei propri miti fondativi e riprende un antico mito, dantesco, petrarchesco, ma volgendolo in maniera differente, che è quello dell'esilio. L'esilio, appunto, nel Foscolo si colora anche di un aspetto, direi, politico, cioè, anche per questo il Foscolo è così importante, è il primo intellettuale che si scontra in maniera davvero evidente, piena, con l'assolutismo, in questo caso con Napoleone, insomma. E qui inaugura tutta una serie di conflitti tra, come dire, intelligenza, tra intellettuale e potere. E da ultimo, però non dobbiamo dimenticare che il Foscolo non è solo uomo e poeta di conflitti, ma è anche il poeta della continuità, perché proprio attraverso la poesia la civiltà continua a in un qualche modo perpetuarsi e la memoria appunto dell'uomo e dei fatti, delle azioni, e anche della bellezza, insomma, a cui l'uomo attinge e di cui l'uomo è artefice, continua a perpetuarsi nella storia.